Bene, 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 qui abita quello mezzo matto con la radio a tutta forza, con i salmi, l'avevo ripreso ancora l'anno scorso. Si sente un po', adesso c'ha la radio lo stesso, ma a basso volume. Ma questo video lo voglio fare per un'altra ragione, perché adesso cosa ha fatto questo individuo? Ha messo delle telecamere fuori dappertutto, guardate qua cosa ha messo. One telecamera. Dove punta? Qua nella porta, perché sono quelle bidirezionali. Vediamo qua, ne ha messa un'altra. No, qua non ce n'è, ne ha messe anche qua qualcuna. Tra l'altro nel frattempo appunto ho fatto la denuncia che si sono rubati qua i pezzi del cancello. Ecco qua un'altra telecamera e l'altra l'ha attaccata fuori, adesso vi mostro. E l'altra, eccola qua, direttamente davanti al portone, al portone. Ecco qua che ci spia e guarda direttamente chi arriva proprio. Questo è il portone di casa mia. Ecco, se non sono pazzi qua, fermo a raccolta. Comunque, secondo voi è lecito fare questa cosa qui? Può essere lecito, a parte che non ha puntato neanche una sul cancello, che si sono rubati tutti i pezzi sotto. Chi se li ha rubati? Chi lo sa? Non si sa. So che manca tutti i tocchi, manca tutto. Mario, qua dove sta il filo? Il filo, il filo. Io la denuncia l'ho fatta. Tra l'altro, quando ho fatto la denuncia c'era ancora qualche pezzo. Dopo sono venuti i ladri di nuovo a riprendersi il resto, non risolvendo un cazzo. Le telecamere se le ha messe, ma per cosa le ha messe? Ormai il cancello resta aperto. E quindi è lecito tutto questo? Che fare? Mandarlo fare in culo basta? O posso andare dai carabinieri e dirgli di venire per fargli togliere queste telecamere di merda? Ditemi voi qualcosa. Ciao!